Filippo, sono birraio e fondatore del birrificio Oltremondo insieme a Matteo, che è mio fratello, e Riccardo, che adesso è anche mio cognato. Il birrificio Oltremondo nasce all'inizio del 2011, quando da quello che era un gioco fatto insieme ad amici nel garage di casa abbiamo deciso di far diventare, di inseguire questo, di far diventare questo gioco il nostro sogno di vita, e abbiamo preso un piccolo appezzamento di terreno in affitto dove abbiamo coltivato orzo, che poi è andato a fare le nostre prime birre. Il birrificio però nasce alla fine del 2014, inizia la vera produzione con l'impianto nello stabile dove siamo oggi, e adesso l'azienda è un'azienda di 53 ettari, dove coltiviamo un'azienda biologica dove coltiviamo le materie prime della birra, soprattutto coltiviamo i cereali, l'orzo, e da quest'anno coltiviamo anche il luppolo. Anche il luppolo si può coltivare in Italia, e noi stiamo coltivando diverse varietà che avremo disponibili da settembre del prossimo anno, però nel progetto ci sono già altre aziende che hanno iniziato a coltivare, quindi già da quest'anno stiamo utilizzando luppolo del circuito di luppoletti italiani. E invece per l'orzo, che è la base della birra, l'orzo lo coltiviamo in azienda e poi lo consegniamo a una cooperativa che si chiama COBI, di Ancona, che fa la parte della maltazione dell'orzo. Noi riprendiamo il malto a questo punto e col malto facciamo la birra. E la birra ha un processo di produzione che dura all'incirca un mese. Noi facciamo rifermentazione in bottiglia, quindi farà un'altra fermentazione che dura all'incirca una settimana, e nella quale la birra diventa frizzante. Dopodiché fa qualche giorno di riposo e poi la possiamo vendere e bere. Stiamo cercando di produrre con lo stesso spirito che c'era in quel garage, di sperimentare ingredienti, e comunque rimanere legati al nostro territorio, e soprattutto andando alla ricerca di ingredienti con una storia di persone dietro, e quindi così che sappiamo poi anche quello che andremo poi a bere. E oltre a elementi anche vicini, cerchiamo di utilizzare anche degli ingredienti anche lontani, ma che fanno parte sempre del mondo agricolo, comunque della nostra cultura. E come in una birra scura utilizziamo il lupino tostato di Anterivo, che veniva usato in Trentino nei rifugi dolomitici quando ancora non c'era il caffè. Oppure utilizziamo in diverse birre il miele, che comunque fa parte anche questo del nostro territorio. Anche se già produciamo diverse tipologie di birre, stiamo comunque sperimentando birre nuove. È quasi pronta una birra col mosto di vino. E in particolare abbiamo usato vino Sangiovese di un'azienda di Monterado. Praticamente abbiamo avviato la fermentazione con il mosto con una parte di mosto di vino, quindi non abbiamo utilizzato lieviti da birra, ma abbiamo cercato di fare questa fermentazione, tra virgolette, spontanea, ma avviata dal vino. Facciamo anche una birra con miele di melata, invecchiata almeno un anno in bottiglia prima di essere venduta. È una birra abbastanza alcolica, non è, cioè è una birra diciamo da dopo pasto. Il birrificio si chiama Oltremondo perché diciamo che Oltremondo è inteso come Oltremondo celtico, e quindi è un posto sospeso tra l'aldiqua e l'aldilà, ed è un posto legato, è molto legato alla natura, quindi tutte le creature che raggiungono l'oltremondo sono, diciamo, in simbiosi con la natura. E quindi diciamo che il birrificio è contadino perché secondo noi il contadino è l'unico che può raggiungere questo oltremondo e quindi questa felicità. Come, diciamo, logo abbiamo scelto la mongolfiera perché c'è anche, oltre a essere un simbolo comunque di libertà, è la dimostrazione che l'uomo con poco riesce anche a volare. Parlando di legame con il territorio, i nomi delle nostre birre sono tutti nomi legati diciamo alla vita contadina, e qui sono tutti nomi dialettali che fanno parte della nostra zona. Ogni birra è rappresentata da un'interpretazione di una mongolfiera.
E le mongolfiere, visto che comunque siamo nel territorio, abbiamo a che fare con persone, sono state disegnate da diverse persone. Due etichette sono state disegnate dall'associazione Lapsus di Senigallia. Sono artisti diversamente abili, mentre altre etichette sono state fatte da aspiranti grafici che stanno facendo l'Accademia del Fumetto a Iesi, mentre le altre etichette sono state fatte da invece un nostro amico di Marotta, che tutto è stato coordinato da un progetto grafico di Mirko Procaccini di Senigallia. Consumatore della birra, della nostra birra, ma in generale della birra artigianale, è comunque un consumatore, consapevole o appassionato. Che comunque quindi va dal ragazzo, magari studente, fino all'impiegato, al lavoratore che anche sopra i 50 anni. Diciamo che il nostro obiettivo comunque è di raggiungere tutta l'Italia, e se poi vogliamo anche, cioè se la vogliono anche all'estero, anche di esportarla, non è un problema.